E adesso diamo la parola alla delegazione ungherese nella persona di László Urban, il quale parla, vedete, mi ha fatto una grossa sorpresa perché parlerà in italiano. Cari amici, mi permettono di chiamare loro così in questo posto in vicinanza del monumento su cui è leggibile la frase una delle più belle scritte della Grande Guerra. I sacrifici dei soldati combattuti e caduti qui obbligano i discendenti di essere amici nella vita. Incoronare il monumento è un onore. Per questo, salutando i partecipanti della cerimonia memoriale, ringraziamo la possibilità della presenza in questo avvenimento splendido. Noi in sei siamo rappresentanti delle associazioni civili ungheresi, prima di tutto di quelle di espressionisti. Siamo i membri dell'associazione sportiva di trekking dei lavoratori dell'industria di petrolio. Signor András Kvitt, che ha alzato la nostra bandiera nazionale, come il membro del presidio rappresenta anche l'Unione Nazionale Ungherese delle Associazioni degli Escursionisti di Trekking. Essendo storico dell'Università Santo Stefano di Gödöllő, oltre al rispetto escursionisti, vorrei esprimere il quello dei ricercatori, insegnanti e studenti del nostro Ateneo. Come un uomo ungherese, il nonno di cui ha combattuto sul fronte italo-austro-ungarico, sono lieto di vedere che in Italia tengono presente l'importanza della conoscenza e rispetto dei sacrifici dei antenati. Noi, i membri dell'associazione sportiva, siamo di Budapest, invece adesso siamo arrivati dai sentieri militari delle Dolomiti, su cui abbiamo passato più di una settimana. Siamo lieti che dopo le escursioni molto piacenti fatte sui bellissimi monti italiani, strada facendo verso la nostra patria, anche in quest'anno possiamo prendere parte in cerimonie memoriali in questa zona sacra. La nostra associazione ha cominciato a visitare i luoghi della Grande Guerra nel corso delle escursioni fatte da più di 10 anni sulle monti italiane. Dal 2004 già abbiamo progettato le gite sistematicamente sui paesaggi toccati dai combattimenti della guerra. Queste escursioni per noi significano non solo avvenimenti sportivi. L'associazione tiene di uno dei suoi compiti più importanti di fare l'attività educativa. Per questo abbiamo iniziato il programma all'occasione dell'anniversario 90° della fine della Grande Guerra, il titolo di cui è Sui sentieri militari per la pace, la sanità e la scienza. Uno degli scopi più importanti del programma è ricordarsi e ricordare dei combattimenti e delle sofferenze dei soldati dei fronti italo-austriaci della Grande Guerra. L'attività del programma, prima di tutto il camminamento dei teatri dei combattimenti dei fronti della Grande Guerra, e fare documentazione in scritto e nei foto. La documentazione degli sforzi necessari per camminare sulle trincee grandi anche senza le armi e le battaglie, delle influenze ambientali della guerra e delle commemorazioni nei cimiteri militari possono aiutare a capire il valore della pace le generazioni che non hanno le esperienze personali delle guerre. Servono a questo scopo anche gli avvenimenti cui saranno fatti nei mesi seguenti. Il 24 settembre di quest'anno sarà l'inaugurazione della mostra delle foto all'Università Santo Stefano di Gödöllő.
Le immagini sono fatte dai membri della nostra associazione in corso delle escursioni del programma sui sentieri. Dopo l'inaugurazione seguirà la presentazione di due libri, cui si tratta dei combattimenti di Doberdo. Uno di questi libri, il lavoro dei autori ungheresi, altri autori sono italiani e sloveni. Altro avvenimento sarà una mostra dei documenti, immagini e oggetti nell'archivio provinciale di Solno, che si tratta pure della Grande Guerra. Questo è progettato alla primavera dell'anno prossimo. L'inaugurazione della mostra sarà al giorno dei eroi ungheresi. Il titolo prevedibile sarà Sul monte San Michele di nuovo tutto è silenzioso. Questo è una citazione da un soldato ungherese che ha scritto questa frase al suo ex comandante dopo 20 anni della guerra. A base di questo il pensiero fondamentale della mostra sarà il silenzio sul Monte San Michele dopo 20 anni era il silenzio della pace. E nei nostri giorni è il quello dell'onoranza, sotto il segno del riconoscimento. Il simbolo di questo è il monumento italo-ungherese che sarà incoronato anche da noi. Sono lieto di poter partecipare dell'organizzazione tutti i due avvenimenti. Faccio questi perché sono convinto che rispettare i sacrifici dei antenati è un dovere fondamentale umano. Noi che rappresentiamo associazioni civili apparteniamo alla generazione ungherese cui ha ancora imparato i nomi Doberdo e Sonzo direttamente dai parenti partecipanti dei combattimenti. Per i nostri figli i ricordi della guerra prima mondiale può custodire già solo la memoria collettiva. Per questo consideriamo di particolarmente significative le cerimonie memoriali come di oggi. Infine, mi permettino un pensiero che è nato in questo momento. Abbiamo visto qui questo bambino che ha giocato qui. Questo mi sembra che non un disturbo della cerimonia, invece un simbolo. Su questo territorio sanguinoso gioca un bambino. Questo è un simbolo, questo la pace. Grazie l'attenzione. Guarda, veramente un pensiero commovente. Io faccio solo un breve riferimento a tutto il discorso che ha fatto il nostro rappresentante in Ungheria e dico una cosa a noi italiani, a noi gente che forse oggi ci sembra chissà cosa, guardate con quanto sentimento, con quanto spirito la gente lontana d'Ungheria si sta preoccupando di studiare e di capire quello che è successo. È un motivo di più per noi di continuare a onorare tutti quelli che si sono sacrificati perché è giusto per tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Prima di dare la parola per la conclusione al nostro presidente sezionale che giustamente dovrà fare un conguaglio di tutto questo che è stato detto, volevo chiedere se qualcuno ha ancora qualcosa da dire. Parlerà il dottor Ivan Plivelic.
Bene, cari amici, liebe Freunde, che desconderbarate. Parlerò in italiano perché sennò mi ha troppo per le lunghe. Ok, mio nonno, István Borsi, di origine, lontana origine italiana, è morto qui, forse in questa parte, forse sul Piave. Non ha importanza, è morto in terra italiana. Chi l'ha sostituito, un altro combattente, mi ha raccontato molto. Carissima persona, per cui prima di venire in Italia nel 1956, dopo che ho combattuto contro l'armata sovietica che ci ha distrutto completamente, io sapevo già molto dell'Italia. Ma siccome io ho anche il sangue croato, ungherese e anche tedesco, credo di essere un buon rappresentante di tutte queste persone qui riunite, e in più sono rappresentante di Ferrara. Voi avete visto il cippo di Ferrara, io vivo 53 anni a Ferrara, ho moglie ferrarese e sono anche italiano e anche ungherese. Tutto e due. Grazie all'attenzione. Una grande testimonianza di vita. Diamo la parola al presidente sezionale Cisilin, che darà un compendio al nostro lavorare e al nostro essere qui oggi. Devo riprendere. Sergio, mi dai troppe responsabilità. La responsabilità mia intanto è di portare il saluto, di dirvi grazie al gruppo di Gradisca, poi entreremo più nel merito, portare il saluto di tutti i gruppi della sezione, non solo della sezione, come hai citato tu, abbiamo anche i gruppi di Vicenza e di Belluno. Un saluto da parte della sezione, di tutti gli alpini della provincia di Gorizia, anche le autorità civili che ci hanno omaggiato. Io ricordo le parole del sindaco Pian, che ringrazia della testimonianza di quanto fanno gli alpini. Mi fa piacere, ma non credo faccia piacere solamente a me, ma a tutti i convenuti qui. Ci sono alcune cose, alcune testimonianze da portare, da ricordare. Innanzitutto le parole che qui vengono dette e che non voglio ripetere, di ricordo e di emozione per questi luoghi. Di ricordo perché è importante nel tempo tramandare ai giovani, alle generazioni future, quelle che sono le testimonianze attraverso queste cerimonie. Un ringraziamento anche all'onor caduti. Noi abbiamo grande collaborazione, abbiamo avuto grande collaborazione nel passato, pensiamo anche al futuro. So che ci sono state difficoltà, abbiamo aiutato l'onor caduto a recuperare anche qualche monumento. Ricordo alcuni cannoni di Oslavia. Speriamo che anche la sensibilità delle nostre autorità governative abbiano più concretezza, perché questi sono luoghi importanti per la storia, non solamente per la storia d'Italia, ma per la storia della nostra Europa. La prima guerra mondiale, con i suoi effetti, ha portato all'eccesso dei nazionalismi, ha portato alla costruzione di un'Europa frammentata, alla contrapposizione del vivere civile, e ha fomentato indubbiamente anche la seconda guerra mondiale. Per fortuna, con la nostra tenacia, siamo riusciti su queste macerie, io dico macerie, e su questi poveri morti, siamo riusciti a costruire un'Europa che ci dà speranza. Ci dà speranza e ci deve dare speranza, perché se no anche quello che andiamo a testimoniare oggi non ha un senso. Ricordavo a una delegazione ungherese non più tardi di qualche un mese fa, che era presente qui, e dopo dirò ancora qualcosa di più proprio sugli amici ungheresi al professore, che è stato stupido da parte dell'uomo costruire confini. Speriamo che non sia ancora più stupido oggi a costruire nuovi confini. Ci troviamo in un momento difficile della storia, perché, come si ricorda, come vediamo, il nostro mondo è attraversato da guerre, da contrapposizioni, e soprattutto è attraversato da, io direi anche così, da un momento
di contrapposizione religiosa che non aiuta la pace. Non aiuta certamente la pace, e noi dobbiamo essere testimoni di dialogo e di confronto se vogliamo costruire qualcosa di importante per tutti noi. Permettetemi di dire alcune parole riferite anche al professor, che non mi ricordo, il professore ungherese che era qui. Urban. Lavlo Urban, professor Urban. Qui noi, come Alpini, ma anche come altre associazioni, perché qui su questo territorio sono presenti associazioni di pace e sono presenti associazioni che stanno promuovendo proprio la realtà del nostro Carso, abbiamo avuto la fortuna, proprio perché abbiamo dei grossissimi rapporti con gli amici ungheresi. Voglio ricordare al professor Urban che non più tardi di un anno fa il suo presidente era qui a Cima 3 a omaggiare i caduti di tutte le guerre, i caduti italiani e ungheresi. Stiamo lavorando proprio per queste cose, abbiamo grandi rapporti soprattutto con gli amici ungheresi, qui voglio anche magari accomunare gli amici austriaci per rinforzare questi rapporti, perché attraverso il recupero delle testimonianze e dei ricordi delle famiglie, e ne abbiamo fatti tanti, siamo riusciti a costruire veramente un'unione importante. Concludo in questo senso. C'è un grosso impegno dell'amministrazione provinciale, di cui i comuni ne sono testimoni, che è Carso 2014. Probabilmente questo diventerà il museo all'aperto più grande del mondo, perché purtroppo qui c'è stata una guerra grande con tanti morti. È un'occasione per tutti noi di trovare attraverso questa iniziativa quella testimonianza che ci aiuta ad andare avanti. Questo programma verrà presentato nella settimana, ma non sono io che lo anticipo, ma verrà anche pubblicizzato, verrà presentato a Budapest dal 4 al 10 di ottobre, e saremo presenti anche noi con le nostre testimonianze. Perché dico questo? Perché ho dato queste considerazioni? Perché il nostro motto degli Alpini è questo: ricordare i morti per aiutare i vivi. E con queste parole che io vi dico grazie per essere qui, grazie a tutti voi. Avete visto che ho fatto bene a tenere per ultimo i calibri grossi, eh? Adesso volevo dire una cosa: io penso che la nostra parte che avevamo preparato sia esaurita, perché noi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Lo hanno detto gli ungheresi, l'hanno detto gli austriaci. Le nostre bandiere garriscono. Io penso che a questo momento ci resta ancora una cosa da fare: pregare per i nostri morti. Per quello dovremo aspettare qualche minuto. Io penso di darvi... È già arrivato? Sì, sì. Chiedo scusa. Ah, ecco. Ah, bene. Allora proprio colgo l'occasione, proprio adesso cominciamo la cerimonia di suffragio di tutti i caduti della guerra. Cos'è una settimana che corre a fare discorso di tutto il 20 mesi? No, no, no. Con altri 15 giorni, con altri 2 mesi, del discorso da parte magari. Stava proprio fatto col cuore, se le cose non te le fa con condizione. No, no, vabbè. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, nostra risurrezione, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita. Che hai fatto uscire dal paese di Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo e ho visto che un popolo dalla dura erano fratelli nell'unica fede e chiamavano Dio con nome di Padre. La cosa che mi ha colpito come cappellano vedere negli archivi tante foto prima delle battaglie, quando fuori dalle trincee si potevano parlare, cappellano austriaco, ungherese insieme, che
parlavano con il cappellano italiano e poi il giorno dopo magari si fronteggiavano. Riecheggiano nel nostro cuore le parole dei due grandi papi, Papa Benedetto XV, che nel tempo disse che quella guerra era un'inutile strage, e del grande Papa Giovanni Paolo II, che ha urlato più volte: mai più la guerra, avventura senza ritorno. Con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto è possibile. Questo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Un quotidiano da nobis odie, e chi mite nobis debita nostra, sicut e nostri mitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nossa mano. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Sia sempre con voi, come figli dell'unico Padre, scambiamoci un segno di pace. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Terreni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza che ci ha posto baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di Figlio e Spirito Santo, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Con gli auguri più belli possiamo sempre vederci fratelli, amici e soprattutto forti cristiani cattolici. Auguri ancora. Sehr geehrte Bürgermeisterinnen, sehr geehrter Herr Oberst, Capitano, liebe Freunde aus Italien, aus Ungarn, aus Kärnten. Heute in der Früh, als wir aufgebrochen sind hier herunter, hat man mich zu Hause gefragt, warum fahrst du dort eigentlich hin? Natürlich ist es in erster Linie das Gedenken an unsere Kameraden hier, sowohl vom Käfenhüller 7er Regiment im Ersten Weltkrieg und auch unseren italienischen und sonstigen Kameraden, die hier ihr Leben lassen mussten. Aber ich muss sagen, es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich hierher sehr gerne herfahre, Jahr für Jahr, wenn möglich. Und das ist die unglaublich freundliche, herzliche, einfach wunderbare Begrüßung durch unsere italienischen Freunde, und dadurch bedanke ich mich ganz herzlich. Dankeschön.
Danke. 20 Jahre später, ich brauche es Ihnen gar nicht sagen, hatten wir einen noch schlimmeren Krieg, den Zweiten Weltkrieg. Und ich freue mich, dass ich einer Generation angehöre, die bisher ihr ganzes Leben im Frieden leben durfte. Aber spielen brauchen wir uns nicht. Unser Globus schaut nicht schön aus, es brodelt überall. Und genau deswegen müssen wir, ob Ungarn, ob Italiener, ob Österreicher hier in Europa, immer enger zusammenstehen. Und vielleicht ist auch hier das ein richtiger Moment, dass wir an unsere gemeinsamen Kameraden denken, die im Moment in Friedensmissionen sind, sei es im Kosovo, in Bosnien, in Afghanistan, auf den Golanhöhen und so weiter. Und ich denke, das ist die Zukunft, dass wir gemeinsam, jawohl, Soldaten sind, jawohl, für unsere Heimat stehen, aber in Friedensmissionen anderen Ländern wie am Balkan oder so helfen, dass hier eine hoffentlich länger währende friedliche Situation aufrechtzuerhalten ist. Genau dieser Gedanke, glaube ich, den sollten wir hier jetzt vertreten, wo unsere slowenischen Nachbarn nicht so weit weg sind und wir hier auf italienischen Gebieten und hinter uns das Meer herüberlacht. Ich denke, es ist es wirklich wert, dass wir alle aktiv an dieser Friedenszeit arbeiten und uns. Thank you.
Cosa? Cosa? Mi fermate, non prendete per loro. No, bene. Megvan? Igen. Csak igen. Nagyszer, hát akkor én is örülök, hogy mégis ide kerültem. Már voltam itt 2 évvel ezelőtt, de már egészen más a hangulat, mint annak idején. És hát barátokkal. Lehet, hogy még el fog jönni. Tegnap is nagyon kétséges volt az egész, de mára már kiderült minden. De hogy a nap is? A nap is, meg minden. Na jó, hát akkor nektek kellemes utat is kívánok egybe. Ebben köszönök szépen mindent, és a jó barátság. Szervusztok! Forzene! Ez a fotoszkálta. Ez anche con un garesi, no? Einen Moment, bitte. Danke. Museo della Grande Guerra. Sì, dobbiamo finire ancora di mettere su. Bellissimo. Museo della Grande Guerra. Siete ancora giovani. Che bella, museo. Ci sono i più grandi proiettili sparati durante la prima guerra mondiale. Lì dietro lei. Sì, 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 sì. Dammi del tu perché sennò succede che non ci comprendiamo più. Ecco, ma che bella. Certo, questo bisognerebbe vederlo tutto per filo per segno, ma. Ma penso che torneremo, magari giorno, io vengo sul giorno prima, perché se no non è possibile. Vi cerco. 100 kg sparati su Gorizia, che io Ungaretti, mi illumino d'immenso. Dice così? Sì. La bamba, come la marcia bella.